Io ne sto trovando parecchie. Questa. Good, bella. Ecco, vi ho fatto vedere quando le ho trovate, ora qui le capite un po' meglio. Sono ricoperte di argilla, tutti questi sferaglioni qui dell'argilla. E ora con la spazzola d'acciaio proviamo a pulirle. Questa è un'altra che avete visto, trovato sul posto, molto bella questa cima in lontananza. Ora provo a spazzolare. Viene bene. Vedete? Sotto c'è la pietra, la roccia. Questo è palombino. Queste colorazioni scure sono date dalla spazzola d'acciaio. Dopo andrà ripulito, lavato per tirare fuori proprio il suo colore. Ora per ragioni di polvere non posso farvi vedere che la pulisco tutta, ma comunque lo inizio. Ecco, faccio notare una cosa, vedete la roccia che è sotto all'argilla e licheni. Una volta si diceva le pietre, questo tipo di pietre che hanno l'argilla sopra, di tenerle a bagno 2 o 3 giorni. Io invece preferisco di no, perché vi faccio notare, vedete, già è scura un pochino di suo, che non è questo il colore originale che è la spazzola d'acciaio. Qua sopra c'è i licheni, vedete? I licheni c'è più umidità di dove c'è l'argilla asciutta. Infatti, se si va a vedere, il colore è molto più scuro. Quindi se la bagno e la spazzolo, l'acciaio dà ancora più colore scuro sulla pietra, che non è il suo colore originale. E dopo va eliminato questo colore, ma vi faccio vedere come. Bella pietra, eh? Ed eccola pulita. Ok. Dicevo, molto bella questa cima, eh? Vedete che bella. E questa pulita. Ora vado a valorizzarne il colore. Allora, abbiamo visto come si puliscono. Ora ci ho messo sopra dell'anticalcare, quello classico da cucina, le spazzolo per esaltarne il suo colore. Colore originale, non è un acido che aggredisce la pietra, dopo si, se no si vedrebbe, si vede quando l'acido è stato messo sopra. C'è dei punti come questi punti scuri, è dove la spazzola ha sforzato, ecco, appunto con la spazzola ci passo, ma aiuto anche con uno spazzolino. Per dei punti peggiori come questo qui, che sta andando via piano piano, va via. E semmai anche con la spazzola d'acciaio. Però con la spazzola d'acciaio mi ritorna il colore dell'acciaio. Però con questa me li devo, vedete, è ritornato scuro. Non è più come doveva diventare, ma è scuro. Allora ci ripasso con la spazzola normale, che gli leva là, vedete, la leva. Preferisco sta diventando, non è proprio verde verde sta pietra, non è proprio verde. Vediamo un po' che succede passando con l'acqua. Ecco,
quasi ci siamo, c'è dei punti dove c'è questi punti neri, bisogna forzare un po' di più, vedete la spazzola d'acciaio, questo è quasi il colore originale della pietra, guarda quella spazzola d'acciaio come se fosse quella rotante, che succede? Cambia colore, e non è il colore originale quello, il colore originale è questo. Ora io così levo quei punti che non mi piacciono perché non fanno parte del colore della pietra. Direi che è fatto, bene o male. È fatto. Qui c'è dell'argilla. Vedete il colore come cambia. Poi non faccio altro che passarci di nuovo. Con l'anticalcare ce n'è anche due tipi, c'ho questo anche spruzzino, vedi? Basta poco, per riportare il colore originale della pietra. Per non far vedere quelle macchie che ho fatto vedere che c'erano qui sopra. Basta poco. Ecco fatto. Vedete, non ci sono più quei colori per te. Allora faccio vedere la sciacquo per bene. Ecco, qui avevo fatto con quella spazzola d'acciaio e pigliava anche il colore, guarda, non c'è più. Questo è il colore originale di questa pietra. Ora, quando questa diventa asciutta, diventerà come questa. Vedete che c'è un alone sopra, ma un alone che se quando gli andrò a dare la crema Nivea o il prodotto apposta, sparisce. Ora no, perché il suo colore originale è come quando è bagnato. Dopo, alla fine, quando li avrò l'avrò trattata, questa diventerà così e questa diventerà così, cioè un po' meglio, ora bagnata. E qui siamo alla pulizia. Allora, un buon ricercatore di pietre e susechista deve valutare un po' la pietra che trova, deve valutarne nella forma, deve valutarla lì per lì, che dovrà fare un diet, vedete qui c'è parecchia altezza, se è una cosa fattibile o non è fattibile, se la pietra è integra, non abbia rotture. E se in questo caso paesaggio, anche gli spazi, i vuoti, che è la bellezza della pietra, sono proprio i vuoti, quello che non c'è dà spazio a quel che c'è, quello che non c'è è la parte bella. Ora, fosse stata tutta così, sì, tante montagne, però diventa pesante, meno male c'è questo vuoto che separa un tipo di montagna da un altro tipo di montagna. Nell'insieme è molto bella. Ora provo a spazzolarla, a pulirla, a vedere se sono policroma, verde, che colore sarà. Io presumo due colori, se non tre. Vediamo. Ecco fatto, il grosso l'ho levato. Ora vado a provare a pulirla con l'acqua dell'anticalcare qui che ho la spazzolina d'acciaio e vediamo quanti colori. Ora prima però devo provare. Vedo già dei colori, sciacquiamo? Pronti? Vediamo che bellezza, Wow.
siamo quasi, guarda che bei colori, c'è il verde, c'è il grigio, c'è il grigio, il verde, sì, però devo ancora spazzolare meglio. Ecco la fatta, che fa vedere il suo bel verde, ok, e ora ci sarà da studiare per fare il daiza. Vai, anche questo è fatto. Guarda bella questa, guarda bella, bella anche la struttura, con queste colorazioni. Questa è policroma, c'ha il verde, un grigio, marroncino e un verde tenue, non ho capito il colore. Guarda che bella, bella stratificazione.